A fine giugno il debito pubblico era pari a 2.530,6 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. L'incremento rispetto al mese precedente ammonta a 20,5 miliardi e riflette sostanzialmente il fabbisogno del mese. Nel dettaglio, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 21,7 miliardi, quello delle amministrazioni locali è diminuito di 1,2 miliardi, quello degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile. A giugno le entrate tributarie sono state pari a 26,2 miliardi, in diminuzione del 19,9% su base annua. Nei primi sei mesi del 2020 il calo è stato del 10,3% e risente della sospensione di alcuni versamenti fiscali disposta dai decreti per l'emergenza coronavirus. TIM accelera sulla fibra ottica e porta la banda ultralarga a 2/3 delle famiglie residenti nelle cosiddette aree bianche, coprendo in circa 5 mesi oltre 2.000 comuni. Grazie a questi interventi la fibra ottica di TIM copre oltre l'86% delle famiglie. In particolare, spiega la società, questa azione ha permesso in un arco temporale di pochi mesi di raggiungere un risultato significativo per il superamento del digital divide nel paese che TIM vuole colmare entro il 2021. Aumentano i prezzi dei prodotti alimentari al consumatore, ma diminuiscono quelli pagati agli agricoltori. La forbice incide pesantemente sulle tasche degli italiani e sul settore primario. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, analizza così i dati Istat che mostrano come negli ultimi mesi i prezzi nelle campagne siano stati sempre più compressi, mentre le filiere alimentari abbiano aumentato quelli al consumatore rispetto allo scorso anno. Il costo del carrello della spesa è aumentato del 2,8% a maggio 2020 in confronto allo stesso mese del 2019 e del 2,7% a giugno 2020, ma i prezzi all'origine sono diminuiti rispettivamente del 3,5% e dell'1,7% nello stesso periodo. In aumento nei primi sei mesi del 2020 la raccolta netta di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking. Ha raggiunto infatti quota 6 miliardi di euro, in crescita del 32% rispetto al primo semestre del 2019, nonostante le conseguenze dell'emergenza Covid-19 per l'economia. La raccolta si è prevalentemente indirizzata verso la componente di risparmio amministrato, 4,4 miliardi, e questo riflette un orientamento più conservativo dei flussi di risparmio, soprattutto nel primo trimestre dell'anno.